Che bello, grazie. Dal vivo! Sì. Un bel omaggio di tanti successi. Ti hanno fatto fare un balzo indietro, sì, nel tempo? Questo era 80-81. Senti, Gianni, so che il tuo nuovo lavoro ha per titolo Bersaglio Mobile. Sì. Siccome io mi picco di essere un bersaglio mobile, non solo sul piano professionale, ma anche nella vita, non mi piace di essere mai inquadrata, mi piace spiazzare gli altri. Ecco, vorrei sapere, ha lo stesso senso per te questo titolo? Sì. O si riferisce invece a una canzone, a un testo soltanto? No, non c'è nessuna canzone, si intitola Bersaglio Mobile nell'album. Mm-hmm. È un po' questo, il fatto che io nella mia vita, nella mia carriera artistica, ho sempre cercato di rincorrere la vita, di guardare per strada e quindi di cambiare a seconda di come la vita cambiava dentro di me. In più, sì, noi siamo un po' tutti bersagli mobili, per, oltre al nucleare, i nubi tossici che abbiamo sulla testa, sì, ma anche psicologicamente, no? Come bersagli continui di tante identità che dentro di noi vogliono entrare a far parte. Ma tutto questo all'interno del tuo album come si manifesta? Con canzoni di quale genere? Perché ho letto nella scheda che c'è una sì, crescita che è naturale, una maturazione interiore che porta anche a una crescita professionale, sì, è normale. Ecco. Beh, è un album in cui ho mischiato molto il jazz con il rock, atmosfere più, se vogliamo, ormai è un termine molto sfruttato, africane. Comunque c'è una ritmica molto particolare, una ripetitività diversa che rispetto agli altri dischi, e quindi anche un modo di un modo di cantare particolare, diciamo. Beh, insomma, siamo oramai, ci hai proprio cotto a dovere, sì. Aspettiamo di sentire una canzone del tuo Va nuovo bene. Lavoro a Senz'altro, domani a grazie domani. Per essere Ciao. Qui Gianni Togni per una Giulia, grazie. Dopo Luna, grazie. Semplice, grazie. Altro grande successo di Gianni Togni nell'84, Giulia, sì. 1984. Niente, bersaglio mobile. Da domani bersaglio mobile. Ne ho fatto una piccola retrospettiva. È stato molto piacevole comunque, perché si legge la maturazione, no? Sì, la crescita del. Poi volevo io precisare che Giulia, forse poi darò un colpo a qualcuno, però Giulia è una canzone assolutamente ironica. Cioè, il testo è talmente portato all'eccesso che logicamente va letto come il massimo delle banalità che un uomo può dire a una donna. Ecco. Questa è la lettura. Lo so, molti l'hanno presa sul serio, ma in realtà. Perché era... tu c'hai una faccia di quello romantico, c'è la faccia di quello che la gente dice, vuoi vedere che questo qui lo pensa veramente? Beh, sarebbe stato impossibile. No, comunque credo che le persone. Sì, che hanno avuto un altro piano di lettura, hanno guardato dentro. Se ne siano accorti, soprattutto i tuoi fan che. Credo di sì. L'originalità testo, era in questo. Che, senti, posso sapere l'idolo di Gianni Togni? Illo Tempore, quando ha cominciato a scrivere canzoni, o forse quando frequentava il folk studio, chi era? Ma a chi ti ispiravi? Cosa gli idoli speravi? Erano da una parte italiani, non mi dici stranieri. Italiani? Se ci sono, se c'erano. Beh, il mio idolo all'inizio al folk studio ovviamente non poteva essere che De Gregori, perché era la personalità più importante, la persona che catalizzava di più. Sì. E poi vabbè, io comunque venivo da un'altra scuola, che per esempio erano quella dei Genesis. Sì, però sai, non vuol dire niente. Certo. Comunque uno si ispira a una carriera, sì, anche come si è gestito il personaggio De Gregori, insomma è una cosa abbastanza particolare, molto, no? Particolare. E l'idolo di oggi? Ma chi è? L'idolo di oggi io credo che con quello la maturità... che può rappresentare la musica italiana, diciamo. Io credo, non voglio dare, però credo sia sempre Battisti, perché sta conducendo un modo di un suo modo di suonare, sta facendo una ricerca molto importante all'interno della musica. È uno che rischia molto, gli piace coerente rischiare, è coerente con se stesso, e questo mi fa molto piacere, anche perché dischi importanti come quelli suoi poi fanno entrare la gente ai negozi, e quindi anche noi ce ne avvantaggiamo, è gli certo, altri che cercano certo di fare delle abbiamo cose abbiamo scoperto nuove. Un altro tassellino di Gianni Togni, e domani si vedrà, domani bersaglio mobile, bisogna beccarlo al volo, se no niente. Il grazie nuovo. Gianni, grazie a, te. Domani ciao, ciao a tutti per una sorpresa. Vola almeno tu dall'album Bersaglio Mobile, sapendo di essere un bersaglio, chi vola? Oddio! Vabbè, c'è il microfono di Gio Squillo che... Mamma mia, speriamo di non aver combinato speriamo guaio. Speriamo di no. Mannaggia. Senti, è volata, è volata. Il bersaglio è stato colpito. Non oso più... No, niente. Parliamo del passato. Lasciamo perdere Bersaglio Mobile. Volevo dire... ho letto da qualche parte una tua dichiarazione riguardo al successo che hai ottenuto subito al tuo primo disco, no? Con Luna, con questo album, eccetera. Sì. Ecco, che tu non sei stato contento di volare subito.
Ecco, no, perché non che non sono stato contento del successo. Mi è parso, dice, di firmare una specie di cambiale con il pubblico. Che cosa vuol dire questa frase? Poi il problema è quello che quando hai un successo così grande all'inizio, io ho avuto Luna, Semplice, Vivi, Per me innamorati, tutti insieme, molto e con molta fretta, forse poi non hai più molta possibilità per cambiare, per dire cose diverse, o comunque è molto difficile perché sei etichettato in un certo modo, così come la gente ti vede, o comunque pensa di vederti. Poi conoscere un artista all'interno, quello che realmente ha da dire, quello che realmente vorrebbe fare, forse è un po' diverso. E a un certo punto della mia vita ho pensato di un po' di ricominciare da capo e con Stile Libero, Segui il tuo cuore. Sì, rischiando, cioè, certo, di magari tradire qualcuno strada facendo, ma di riconquistarlo su una lunga distanza. Diciamo che la verità, poi alla fine, sinceramente, è che mi trovavo in un meccanismo che sinceramente non era il mio. Ecco. Ero un po' al di fuori. Fagocitato dai ritmi del successo, diciamo. Non sono un divo, non sono la persona che pensa alla musica come l'unica cosa della sua vita, se non cioè, una cosa che ami comunque. Sì, è un, io lo faccio altre per passione, un po' come, so, non so perché lo faccio, un dono della natura e quindi è la cosa più bella. Ma stai scherzando? Vorrei di fare la cosa che sia no, è la cosa migliore ci del mondo, ci mancherebbe altro. Grazie Gianni, a domani.